e da tutto lo staff dell'organizzazione. Bene, io sono felicissimo di essere qui con voi e ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato a presentare questo grande spettacolo, questa grande iniziativa. E posso dire che l'iniziativa è partita da una persona che ha un grande coraggio e delle grandi capacità, e la voglio qui vicino a me, al mio fianco, è Anna Bottoni. Facciamogli un applauso. Non vi rubo molto tempo, facciamo una piccola presentazione e poi si va avanti con la serata. Anna, grande Anna, bellissima, sei una bambola. Vieni qui a destra, sulla mia destra. Ha partecipato ad un concorso Un Volto per il Cinema 2014. Quindi lei è stata quella che con il suo staff ha realizzato le acconciature delle partecipanti, delle modelle del concorso di bellezza. E in questa occasione premia una delle concorrenti che questa sera è qui con noi, madrina della serata e anche di giurata. Poi presenterò in seguito anche gli altri componenti della giuria, dove avranno un compito molto difficile da arduo, perché questo concorso, diciamo, di bellezza è un po' particolare, nel senso che è particolare perché c'è da dare un giudizio non proprio semplice, bisogna valutare tante cose: la bellezza, l'eleganza, il vestito, non so, il portamento, anche il portamento, ma anche la, come si dice, il sex appeal, no? Anche quello vuol dire tanto. Oh, questo concorso di bellezza, diciamo che è formato da 5 categorie di donne, sono donne che vanno dagli anni 12 fino agli anni 58. E poi c'è una categoria di maschi chiamata Trendy, loro però, se non ci tengo a precisare, non partecipano in gara, loro sono fuori gara, però verranno premiati anche loro, quindi tanto giusto per accontentare un po' le donne di questa sera, no? Ci vuole anche una sfilata di maschietti. Bene, a questo punto mi è venuta la sete. Niente, no, dicevo, Anna comunque è coraggiosa, io l'ammiro e ammiro tutte le persone che realizzano queste serate così, perché è difficile organizzare eventi di questo genere. È vero che lei lo fa per un suo ritorno, la sua pubblicità, ma è anche brava e merita anche questo qui, no? Giustamente. Ha questa attività che ormai ha compiuto 3 anni e mi sembra che questa è la seconda edizione. Seconda edizione di concorso di bellezza. E lo staff è composto da Fabiola, Loretta, Pamela e Rita. Poi, un ringraziamento anche a Daniela Bottoni, che è la titolare del ristorante, e tutto lo staff del ristorante di Angeluccio. Ringraziamo Marisa Mironti, lei è quella che sta dietro le quinte a vestire tutte le ragazze che gareggeranno, le ragazze che gareggeranno, e non solo, vestirà anche i maschietti, è vero? Forse con quelli ti diverti un po' di più, bravo. Camillo, non sei geloso che fa questo lavoro? Bene. Poi ringraziamo Romina Longo è del negozio La Rosa Blu Bijou di Pontinia, dove lei gentilmente si è prestata e ha messo a disposizione tutta l'oggettistica e, diciamo, come si chiamano? La pelletteria, insomma, tutti gli oggetti per far sfilare le ragazze. Romina Longo. Bene, detto questo, ci sarebbe anche un'altra persona da ringraziare. Ed è, diciamo, quella persona che alla fine conta molto perché si trova al fianco di Anna Bottoni da un po' di tempo, da qualche anno. Giusto 12 anni ci sono passati. Mamma mia, come vola il tempo, ragazzi. Bene, lei comunque, sto parlando della sua dolce metà, che è Christian Vitali. Eccolo qui. Lui questa sera
Lui questa sera avrà il compito di registrare tutta la serata per poi fare un montaggio video, audio e metterlo sul canale YouTube di New Look Parrucchiera. Mi sembra, no? Ho detto bene, non sbaglio. Tu correggimi se sbaglio, Va bene, allora, abbiamo citato tutti quanti, mi sembra che non c'è niente da dire. Chiamiamo la giuria, li facciamo passare qui vicino a fianco alla passerella. Iniziamo con la presidente di giuria, che è Daniela Bertone. Prego. Buonasera. Piacere, molto lieto. Io devo leggere anche qui Daniela, Rappresentante del gruppo Seran e dei prodotti TAE, punto di forza del negozio New Look di Pontinia, di Anna Bottoni. Ti puoi accomodare intanto alla postazione e chiamiamo il prossimo giurato, Teresa Panella, dottore commercialista, che in questa giuria rappresenterà la giuria popolare, no? Giusto? Ok, piacere. Andiamo avanti con Silvia Cerroni. Silvia Cerroni, lei è agente immobiliare, anche lei è giuria popolare, giusto? Perfetto, si accomodi, grazie e molto lieto. Infine abbiamo, c'è Stefania Maule, ecco la Miss, lei che ha partecipato, c'è anche lo scoppio finale, che ha partecipato a un voto per il cinema 2014 ed è stata premiata da Anna Bottoni con una fascia. Lei è Stefania Maule, sarà la madrina della manifestazione, la madrina e anche giurato. Bene, poi presenterai anche la vincitrice, la premierai insieme al presidente di giuria. Poi abbiamo Peter Popolicchio dell'Accademia dei Parrucchieri, lei e lui di Terracina, molto lieto, Peter Popolicchio.